Dobbiamo provare a terra sulle scale qui. Ah, siamo a finestra rotta. Non sappiamo cosa facesse, però sicuramente era inerente alla Fiat FC. Chiudo. Sì. C'è qualcuno? Questo è il 97. Prima c'è il link, volete accendere tu? Vai, arrivo. Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Allora, ci troviamo dentro uno stabilimento che era sicuramente dell'FCA. Non sappiamo cosa troveremo al suo interno, potrebbe essere anche completamente vuoto, come magari trovare qualche cosa interessante. Del 97. Ok, adesso andiamo a vedere anche il calendario del 97. Gustatevi le immagini. Ho già fatto tutti i video di ieri, si sta caricando adesso, anche se sono fuori dalla riunione. Tant'è che là, secondo me, c'era un videoproiettore o qualcosa di simile. Questi mi sembrano tutte in linea. No, una ragazzata. No, secondo me questo era tipo reception. Sì, diciamo. Sì, sì, sì. Cosa c'è un ufficio? Prima un ufficio vuoto. E questo era l'ingresso principale. C'è una porta? La porta è di là, bisogna fare tutto il giro. Sta bene luce? Niente. Inferiore, perché non si può più inserire oltre. Perciò o scendiamo o saliamo. Noi scendiamo. Ma guarda caso si sono rubati tutto. Questo si vede che è centralina varie. Dei caldaie, pompa. Ah, di pompa. Se niente si è passato. No, qualcuno si è già passato. Qua ci sono sempre. Esatto, qua c'è un ufficio. Qualcosina già iniziamo a vederlo. Non moltissimo. È così un attimo. In caso anche la mia, la tua, di quel cazzo vanno a fare quella puttana. Questo tubi di scarichi, che comunque sì, tubi idraulici alla fine.
siamo al primo piano. Una palazzina lì. Sono due piani questi. Ecco. Faccio niente ai computer. Tanto mi sa cambiare la parte mesa perché meglio. Inoltre fuori c'è un altro capannone. E c'è anche una specie di pista di prova lì, eh? Tipo quelle rampe. Boh, andiamo a vedere. L'hai vista? Ma siamo al secondo piano. Tutti uffici vuoti. Però senti, c'è ancora l'odore proprio degli uffici, non è andato via quello. Facciamo delle centraline, qualcosa che hanno. Vai, vai. Si è divertito con gli estintori. Ah? Ma non lo so, qua c'è andati, no? Qua c'era una cucina probabilmente, vedi? C'era indicato che c'era la mensa, dico, non la vedo. Come? C'era indicato che c'era la mensa, ma non la vedo. Non penso che sia questa la mensa. Con le prese per terra. Questo è un altro locale di spesa, forse o cucina. È successo. Perfetto. Io sono ancora in vista qua. Questa spazzatura mi sembra un po' strana.
questa giungla dove vedete piano. Fanculo. Ha detto che era bella. Giornale 2007. C'è ancora puzza di fritto qua dentro. Buono bevande. Allora, sembra che questo fosse il punto dove mangiavano i dirigenti, infatti era diviso da un separe rispetto al resto della mensa. Una sala riunioni questa, ma c'è di roba di là, eh. Guarda che roba. Questo qua non c'è l'accesso per la fabbrica, non potete uscire di là. Sì, ma guarda di qua, questo era un ufficio, un bel ufficio era questo. Abbiamo un altro ufficio marcio, sempre la moquette. Qua abbiamo un Fabrizio. Si è proprio bagnato qua, che schifo. Questi bagni. Sì, penso che sia tutto così questo edificio. Piccione morto. Madonna, non è neanche un piccione questo. Quello è una piletta. Quindi gli uffici sono quasi puliti praticamente. Sì. Ma li distrutti. Ovviamente. Allora. Qua ci entra acqua. Sono odore di umidità.
C'era un server una volta. C'è un guanto. Questo deve essere gli uffici seri. Più belli che là. Questa è una portineria tipo. Ricordo, ma mi ha chiamato. Aveva un po' di controsoffitti. No, ma che bello. Andava a sentire nel capannone, forse. Più male. Sono in difficoltà fortissima. Però non chiudo, eh? Non c'è perda. Dobbiamo sapere cosa c'è, non c'è uscito. Sì, forse sì. Oggi perché qua dobbiamo camminare veramente. Minchia, qua che merdaio. Qua c'è un'aspirapolvere. Vabbè. Non riesco più a scendere e salire. Scendere e salire. Quindi questo era il pavimento vecchio della fabbrica sotto. Ecco là. Tutti il Nescafè. Poi mi faccio un po' scarso. Osservatorio di una macchina, ma non si può. Qua comunque lavoravano roba automobilistica, quindi beh. Sì, ma è sempre il capannone, credo. Mi raccomando, silenziosi. Siamo riusciti ad entrare nel capannone. Scusa, magazzino? Piccolo magazzino? Questo è il laboratorio di musica. Questo sembra quasi un garage visto così. Sì, anch'io. Qua.
Qua c'è un tubo che perde. Qua il tubo che perde, guarda. Allora lì. Dove c'è quella maniglia arrugginita, rotonda. Tac. Vedi che c'è il getto che perde. Dritto lì. A destra di due tubi bianchi. Sì. Quindi vuol dire che c'è acqua, qualcuno la paga. Ho trovato uno di rumori molesti. Lì c'è un effetto di acqua. Un po' di materiale elettrico. Questo era il gabbiotto del custode. Là mi sa che era dove eravamo prima. L'appartamento del custode. Buongiorno, sono il custode. E facciamo lo so. Siamo entrati in questo altro locale. Che comunque era la casa del custode. Questo bel bagnetto. Tipo film horror. Stiamo andando verso dei capannoni più piccoli. Ma c'era una rampa. Che cazzo serviva sta roba? C'è una rampetta che vi ho raccontato già prima. Non lo so, cosa servire. Sicuramente era per dei mezzi pesanti. Da scaricare i camion. O anche il muletto ci andava su. Sì. Qua si appoggiava e via. Mi dà molto l'idea di locale tecnico comunque. Forse la verniciatura, perché vedo degli stufi sul tetto, di là c'è un aspiratore. Uno dei ponti. Boh. Di là si va da qualche parte, mi sa. No. Ah, qua c'è qualcosa di murato, vedi? Sì, qua c'è un semplicissimo vano tecnico, o sarà caldaia o qualcosa del genere. Edificio pericolante addirittura. No, ma anche da di là, aspetta, vedere anche. Sì, trattamento acqua. Che cazzo? Allora, quest'altra parte è chiusa. Ma abbiamo visto che comunque gli uffici sono completamente vuoti.
quindi ha anche poco senso andare dentro per vedere roba che è uguale all'altra parte fondamentalmente. La parte più interessante era la mensa che abbiamo visto. Vedete, tutto vuoto, tutto completamente vuoto. È inutile andare, tipo possiamo entrare da qua, ma ci sono un sacco di vetri. Oppure si potrebbe entrare da qua, un po' più avanti. Si potrebbe obiettivamente entrare da qua, ma anche qui c'è il rischio di farsi male e basta, per vedere un vuoto cosmico. Questo è completamente vuoto. Quando dovrebbe a chiusura? Vado io. Vai. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questa esplorazione di un reparto della Fiat sicuramente. Esatto. È stato abbastanza interessante, anche se non è che abbiamo trovato chissà che cosa. Forse la mensa. La mensa è la cosa più era bella la cosa che abbiamo più bella. Visto. Continuate a seguirci. Buon proseguimento. Ciao. Ciao ciao. Thank you.